Assessore Garavaglia, questo convegno per dimostrare che Milano può essere competitiva e qui si possono trasferire molte attività dalla City di Londra, quali sono i fattori di competitività? Milano è l'unica vera città internazionale d'Italia, quindi in realtà è l'unica città che ha questa possibilità. Ciò detto, come Milano può competere con altre realtà a livello europeo? Innanzitutto abbiamo le competenze, già oggi ci sono 120.000 operatori del settore finanziario a Milano, in più ci sono un sacco di milanesi, lombardi e italiani che lavorano per esempio sulla piazza di Londra, che tornerebbero ben volentieri, quindi ci sono le competenze. Abbiamo università tra le migliori università del mondo, quindi sotto questo aspetto no problem. Dopodiché la Brexit è un'opportunità, alcune cose da Londra necessariamente si dovranno spostare per questioni regolatorie e Milano ha tutte le carte in regola per accogliere un po' di queste attività il più possibile per quanto ci riguarda. Noi come regione mettiamo sul piatto quello che possiamo mettere, la capacità regolatoria nei limiti delle nostre competenze che comunque ci sono e sono importanti, pensiamo a tutto quello che riguarda la regolamentazione del distretto, pensiamo di fare una legge ad hoc sul distretto finanziario proprio per facilitare e incentivare questo processo. Poi abbiamo la banca territoriale Finlombarda che può mettere a disposizione risorse anche importanti, quindi abbiamo la possibilità di attivare per esempio fino a 2 miliardi di euro per investimenti e quindi agevolare anche sotto questo aspetto il percorso e poi possiamo insieme alle istituzioni, in particolare il governo, ma ovviamente la città di Milano, andare a rimuovere dei tappi laddove ci sono, ce ne sono tanti, soprattutto in tema di burocrazia. Ecco, sulla burocrazia pensiamo di fare, come abbiamo fatto per la ricerca, con gli accordi di competitività, un meccanismo semplice che consenta appunto di semplificare al massimo il processo. Sono questi gli strumenti che diceva prima vanno messi a sistema? Esattamente, principalmente questi ma non solo. Senta, lei ha detto che mercoledì sarete lei, Presidente Maroni, insieme a dei ministri italiani, il Tribunale d'Economia, a Londra. Perché? Sì. E si va a incontrare gli operatori finanziari per quanto riguarda la parte finanziaria, ma non solo, proprio per far capire come Milano può diventare un centro di attrazione. Pensiamo al tema EMA, quindi l'agenzia del farmaco, ma appunto anche tutte le istituzioni finanziarie che per un motivo o per l'altro si possono o si devono spostare da Londra, noi qui. Un'ultima domanda, entro quanto bisogna sbrigarsi, diciamo, per quando passano i treni bisogna salire. Grazie. Prego.